Ciao ragazzi e bentornati in mia compagnia per continuare insieme a Assassin's Creed Valhalla. Allora, prima di andare al tavolo delle alleanze per informare Radvi della Langhe Orientale, nostra alleata, finalmente siamo riusciti a portarla dalla nostra parte aiutando Re Oswald, voglio parlare un secondo con Gunn per migliorare la mia attrezzatura. Sembri triste, Gunnar. È così. Svend era un mio buon amico. Lo è sempre stato. Era? Che intendi dire? Oh no, Eivor. Tu non eri qui. Mi dispiace dirtelo, ma Svend è morto poche notti fa, nel sonno. Ah no. Come sta, dov'è? L'ha presa male, molto male. Credo che dovresti andare a parlarle. A quanto ne so, è sempre sulla sua tomba. Comunque. Credo ti serva qualcosa, vero? Sì, vorrei potenziare Posso la mia vedere la merce? attrezzatura. Dimmi solo se ti serve davvero. Costo 1 ne ho 7. Allora, prima potenziamo la spada. Vanità degli dèi. Ok. Mantello, questo intanto no, questi sì. Anche di Thor. Non ce le fa vedere, va È bene. proprio quello che vuoi? Ah sì, eh. Poi arco unico. Anche questo. Servirà molto bene. No. Basta, non abbiamo più ragazzi. Va bene, ok, abbiamo potenziato tutto. La battaglia attende. Devo Andiamo andare, a andare. alla prossima. Possano cantare le tue gesta e la mia abilità manuale. Ovviamente, Gunner. Allora, adesso qui cosa abbiamo? Cosa abbiamo? Interagisci. Capanno dei pescatori. Costruiamo il capanno dei pescatori. Costruiamo la lenza, ragazzi. Possiamo andare anche a pescare. Ok, borgo. Grazie per l'ottimo lavoro, Eivor. Avremo una gran bella pescheria. Sei tu il proprietario? È mio nonno, in realtà, ma dice che per imparare a essere responsabili bisogna lavorare. E poi, detto tra noi, sono più portato. Sono più socievole, capisci? Chiaro, lieto di avervi qui, tutti e due. Ok. Qualcos'altro che potremmo potenziare, qua l'abbiamo già fatto. Questo cos'è? Capanno dei cacciatori, vuole che... Va bene. Grazie per l'aiuto. Sappi che forniremo solo il meglio di pellicce, carni e ossa. E se vuoi andare a caccia, potrai portarci le tue prede. Prepareremo le pelli e i crani. Già, ho accumulato i trofei di Petra per anni. È una donna meticolosa. In ogni cosa. Lo terrò bene a mente. Godetevi la casa. Eivor, tu mi sembri propenso a conquistare trofei. Mi piace vincere, ma non ricordo ogni mia vittoria. Le tue armi portano i segni di grandi battaglie e il tuo orgoglioso incedere indica i tuoi trionfi. Mi sbaglio? Non sbagli. Perché lo chiedi? Per questioni di affari, ovvio. Wallace è il miglior conciatore e tassidermista dell'Inghilterra. Se vuoi che le tue gesta di caccia diventino saghe, il modo migliore è trasformare le tue prede in dei trofei. Se sconfiggi una bestia rara e possente, portala a noi. Ne faremo bella mostra per te. Buona idea. Cimeli per ornare la Casalunga. Grazie, Petra. Oh, prima che tu vada, hai un momento per me? Per un favore. Ti ascolto. Dimmi pure. In queste ultime sere ho sentito gli ululati di un branco di lupi poco oltre il limitare del bosco qui vicino. Se nessuno li ferma, divoreranno la selvaggina. E quando i cervi saranno morti, potrebbero venire qui. Credi che dovremmo scacciarli? Penso che dovremmo abbatterli. Col tuo permesso, ovviamente. E col tuo aiuto, se possibile.
Ma devo far tutto io qui. Verrò con te, ma non Purtroppo adesso. Ora non ho tempo, ma tornerò. Benissimo. Rowan, Holger, perché queste grida? Cosa succede? Il mio cappello vale due. Eivor, sia lode a Tyr. Ho sentito gridare, qualcosa non va. Holger mi ha derubato e io esigo che sia punito. Derubato è una parola crudele. Il cervo ruba forse l'acqua al fiume quando si abbevera e la mucca deruba forse un campo quando bruca. Eivor, la faccenda richiede un giudizio assennato. Vorresti? Ma certo. Andate con ordine. Forza. Ma bene. Sembra proprio che ogni scusa sia buona per continuare ad ambire a quella posizione, vero? In assenza di Sigurd, chi ha più diritto di risolvere queste dispute? Potresti lasciare che se la risolvano da soli, ma vorrebbe dire mollare la presa, non è così? Tomalo Jarla risolve appunto le questioni del popolo, bello. Ricominciate. Non sai la tua cultura. Spiegatemi che cosa è successo. Comincio io. Vengo ingiustamente accusato da questo sassone filisteo. Fili cosa? Mi stai deridendo? Silenzio, vi prego. Ascolterò i vostri reclami, prenderò una decisione e forse stabilirò un risarcimento. Chiaro? Rowan, qual è la tua versione degli eventi? Ah, come ben sai, io e Holger siamo vicini. Tanto vicini che spesso lo sorprendo a prendere i miei attrezzi dalla stalla. In prestito! Holger, lascialo parlare. Furti, prestiti. In ogni caso, gli ho sempre permesso di utilizzare qualunque cosa volesse. Ammiro molto la vostra generosità norrena e volevo adeguarmi. Ma questa mattina Holger ha oltrepassato il limite. Sono entrato nella stalla e ho visto la mia meravigliosa, dolce giumenta con la coda tagliata. Ma... di netto! Non un crine in vista! Ammetto che i miei primi sospetti sono ricaduti su Holger. E avevo ragione. Infatti, l'ho visto proprio mentre brandiva un pennello di crine intinto nell'indaco e lo trascinava su un foglio. Dipingevo, Rowan. Era un dipinto. Che descrizione rozza. Lo senti? Testardo e arrogante. Ci vorranno anni prima che a Alfgifu ricresca tutta la coda. Esigo un risarcimento. Eh sì, c'hai ragione. Ho capito. Grazie, Rowan. Holger, la tua Holger, difesa? Sentiamo la tua versione. Eivor, tu sai da anni che io sono uno scaldo. Mi hai visto portare vita e gioia e saggezza con i miei poemi. E sai che la mia opera richiede una certa, per così dire, libertà di utilizzare varie risorse per comporre i miei versi. Spesso, in mancanza di strumenti adatti, mi servo di nuovi oggetti. Il bastone di Alvis, l'inchiostro di Tove, mi sono sempre stati dati volentieri. Hai scodato il mio cavallo per fare un pennello, brutto! Rowan? Come dicevo... stamani, all'apice dell'ispirazione, ho intuito che il mio ultimo lavoro avrebbe richiesto un tocco di pennello. Avrei potuto usare dei rametti, del tessuto, le mie mani, ma no! Serviva qualcosa di più delicato per avere il pennello perfetto. Servivano morbidi crini di una bella cavalla e così ho sfruttato una risorsa locale. Hai tagliato la coda di Alfgifu! Senza permesso! Qual è il problema? Ho preferito non svegliarti. Grazie, Holger. Ho compreso la tua posizione. Credo di aver sentito tutto. Se volete... La mia cavalla è ridicola, Eivor. Non è più graziosa di un asino. Devi fare qualcosa. Non confondere il crine con la bellezza. La cavalla è ancora splendida. E la coda ricrescerà molto presto. Ma tu devi informare. Fate silenzio. E non puoi fare così con cose degli altri, eh. Ha ragione Rowan. Holger, Rowan è chiaramente nel giusto. Hai privato il suo cavallo della coda senza permesso. È stato un prestito. Un prestito. La certezza della ricrescita non lo rende un falso crimine? Questo è un doppio crimine, Holger. Le due vittime sono illese, ma tu hai preso senza chiedere. Poiché il valore della cavalla si è notevolmente ridotto, ne pagherai il prezzo di mercato.
Ma la cavalla non era in vendita. Rowan, ammettilo! La decisione è presa, Holger. Paga ciò che devi e tornate di nuovo amici. E se pago, potrò tenere la cavalla? Paga il dovuto e chiudi la faccenda. Rowan, sei soddisfatto ora? Lo sono. Grazie, Eivor. Bene. Con la benedizione di Tyr, questo è tutto. Potete andare. Tornate alle vostre case in pace. Ok. Mi permetteresti di pagare con un vivace dipinto? Dopotutto, hai contribuito alla sua creazione. Assolutamente no. L'unico colore che accetterò sarà quello dell'argento. Ok, andiamo da Radvi. Okay. Oh, salute, Eivor. Buona giornata. Quel Holger, che personaggio. Quasi lo invidio. Vede ogni cosa attraverso una lente opaca e vive nel suo mondo fatato. Non c'è nulla che possa turbarlo. Non farti tentare troppo dall'idea. Tu mi servi così come sei. Un'altra alleanza. L'Anglia orientale di Re Oswald ci è amica. Ti chiameremo Eivor, il cercatore di re. Bello. Riverstop è sul centro. Re Ceolwulf ha inviato Ceolbert nello Shropshire. Spera di metterlo a capo della contea. Buon per Ceolbert. Sarà un grande aldermanno. Ha appreso molte cose da te. Gli ho dato un assaggio di conoscenza. Il resto dovrà impararlo da solo. Un'altra cosa. Non so se hai saputo, ma Svende ci ha lasciati da pochi giorni. Il nostro amico si è spento nel suo letto. Sì, ho saputo della sua sorte. Avrei voluto passare del tempo con lui prima che ci lasciasse. Lo avremmo voluto in tanti. Tove su tutti. Ok. Ravenstorp è diventato un centro, ragazzi. Allora ragazzi, prima di interagire con la mappa volevo fare queste due missioni. Parla con Tove e la cacciatrice. Quindi parliamo con Tove. Anche se non mi ricordo chi è Sven, ragazzi. Tove. Eivor, è Sven. Lui se n'è andato mentre ero via. Tove, mi dispiace. Io non c'ero. Nessuno c'era. Dovevamo marchiare le botti di Tecla quella mattina e avevamo parlato di cosa avremmo fatto per cena. Quando sono andata a chiamarlo, era a letto. Credevo dormisse, ma se n'era già andato. Se n'è andato in pace. Ma aveva così tanti piani, così tanti progetti e li avrebbe conclusi. È stata una morte vuota. Diversa dalle nostre storie. Non diciamo niente, ragazzi. I saggi e anziani delle nostre storie esprimono sempre una certa calma. Sanno quando la fine è vicina e sono pronti. Svend non era pronto. Neanch'io ero pronta. So che aveva molto altro da insegnarmi. Sto ancora imparando. Tutti si aspettano da me che io porti avanti il suo lavoro, come se niente fosse. Perché non sanno che... Non sanno che non sono pronta. La vita ci chiede molto più di ciò che siamo pronti a dare. Ma facciamo il possibile. Io non ero pronto a perdere la mia famiglia. Ma in un lampo l'ho persa per sempre. Ho tenuto duro perché volevo vivere. Deve essere stato crudele. Ma tu sei forte, determinato. Forse qualcun altro avrebbe reagito meglio, o peggio. Ma questo è ciò che il fato ha deciso. E io lo vivo. So che Svend credeva in te, nel tuo talento. E tu credevi in lui? Ti fidavi di lui? Era il più grande artista che abbia mai conosciuto. E lui ha scelto te. Puoi farti coraggio o desistere, la decisione è tua. Ma sappi che aveva fiducia in te. Grazie,
Devo andare. Ok, signore, abbiamo finito. Portare la fiaccola. E ricorda quanto vali. Ciao, Toby. Adesso cerchiamo la cacciatrice. Posso parlarti? Ciao, Petra, salute. Ah, sei tornato. Buona idea. Verrò subito con te. Bene, è da stolti sottovalutare un branco di lupi. Andiamo. Di qua. L'ultima volta si aggiravano sulla collina. Guidami, ti seguo. Ti seguo anch'io. Il nostro insediamento è un luogo decisamente ideale. La terra è ricca e gli animali qui crescono e prosperano. Ma i lupi sono un guaio. Forse sono stati provocati dai Ragnarsson. Quando l'uomo aggredisce la natura, questa si ribella. Attaccandoci? Un lupo è disposto a tutto. Sono stati scacciati e ora se la prendono con noi. Possiamo semplicemente scacciarli anche noi e basta. Vieni di qua. Non per forza ucciderli. Guarda qui. Croste e briciole di pane. Forse hanno preso qualcosa dal negozio di Tarben o da qualche avanzo sui tavoli. Le hai viste dalla tua posizione? Si stagliano nette sul terreno e sull'erba. Vedi? Vieni, di qua. Se lo dici tu. Ah, senti l'odore. Un lupo maschio. Marca il territorio per allontanare i rivali. Come sai che è un maschio? È un odore diverso. Si capisce. Come hai imparato a seguire le piste? La mia è una famiglia di cacciatori. Vengono da un est sconosciuto anche a te, credo. Ma vivo in Inghilterra da molto tempo. È qui che ho trovato Wallace. Voi due siete fratelli come lo siamo io e Sigurd. Nell'onore, non nel sangue. Sì. Come racconta mia madre, trovammo Wallace abbandonato. Un infante nei boschi. Lo prendemmo con noi. Ok. Guarda, i lupi hanno ucciso qualcosa. Sono qui in zona. Quelle tracce devono aver trascinato via la loro preda. Siamo molto vicini. Ah, vedi i segni di denti sulla carcassa? Sono diversi. È opera di un branco. Sono in molti. Esatto. Andiamo. Sì, ma dove andiamo? E così trovaste Wallace nei boschi. Eravamo in viaggio nella foresta quando vidi un cervo bianco davanti a noi. Lo seguii sperando di abbatterlo, ma lo persi quando entrai in una radura. E lì per terra c'era un bimbo, il piccolo Wallace, solo e in fasce. Ah, guarda lì, i segni sull'erba. Hanno dormito qui. Sono colpito, Petra. Hai una grande abilità. E non hai ancora visto niente. E così fu un cervo bianco a condurti da Wallace. Proprio così, un segno del destino. Lo accudimmo e lo curammo finché non guarì. Io stessa ero poco più che una bambina. E da quel giorno in avanti fummo cresciuti come fratelli. Tracce molto fresche. Sono qui intorno e possono sentirci. Credo che se ne siano andati da poco. Credo che abbiamo trovato i lupi. Ehi tu, riparati. Eivor con me, abbattiamoli. Sono con te. Ma dove sono, Stazzi? Sono con te, ti muovi o... Vabbè, vado io perché... Ok. Dio, mi ha preso. Ho mancato.
parla con il contadino. Fatto. Li abbiamo sistemati. Swag, sei tutto intero? Erano le tue pecore? Lo erano, ora non più. Erano tutto ciò che avevo. Quelle povere bestie non hanno avuto scampo. Ho perso le mie mucche mesi fa e ora tutte le pecore. Buon Gesù, che razza di allevatore sono? Mi dispiace per il gregge, ma senza lupi potrai riprenderti in pace. Non senza la benedizione di Dio, ma ci proverò. Ti farai in fondo. Resta ancora la tua vita. Vabbè. E se hai quella potrai sempre rifarti. Eivor, aspetta. Sento qualcosa. Cosa? Io non... Oh, ma parlava solo con una... Misericordia! Felix, Rosemary, i miei tesori, state bene! Venite qui, mi miei sta angeli uccidendo preziosi. Malamente, beh, ragazzi. È andata bene. Sei stato grande, Eivor. Sai cacciare quasi quanto sai combattere. Dammi qualche settimana e saprò seguire le piste come te, o meglio. Sarei felice se mi superassi. È stato bello, Petra. Non esitare a chiamarmi se dovessi trovare altre belve minacciose. Sei il primo della lista, Eivor. A presto. Ok, la cacciatrice, signori, a posto. Missione completata, portare la fiaccola, ragazzi. Qui c'è un lupo, un cane, ok, ok. Andiamo al tavolo delle alleanze, signori. Eccoci al tavolo delle alleanze. Parliamo con la socia, se ne riesco. La voce del nostro florido insediamento è giunta lontano. Guardati intorno, potresti scorgere delle facce nuove. Ok, ti senti bene? Brandvi, stai bene? Mi sembri distante. Sto bene, sono solo un po' stanca, ma sto bene. Guardiamo la mappa. Non prima di aver saputo cosa non va. Oh, io credo di sentirmi in trappola, in questa stanza, nell'insediamento, in questa vita. Non posso aiutarti con la tua vita per ora, ma posso farti uscire di qui. Cosa ne dici? Non saprei, c'è molto lavoro da fare. Ferma! Dimentica alleanze e responsabilità per qualche ora. Faremo una cavalcata verso Grantbridge o qui nella zona, così cambierai aria. Sarebbe bello. Anche se ora non è possibile. Ma grazie, Eivor. Forse un'altra volta. Bene, che cosa ti serviva? Vabbè, mostrami. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Andiamo a Lunden. Itam mi ha detto di andare a Lunden. Che informazioni hai? Una città tumultuosa che Halfdan Ragnarsson aveva cercato di reclamare per sé, ma ha resistito a ogni assalto. Per Itam la città è dominata da uno strano culto, l'Ordine degli Antichi. Mi ha chiesto di scovarli ed eliminarli. Così facendo aiuterei la gente della città e quindi potrei ottenere un'alleanza. In una città così caotica si può tentare. Entra dalla porta nord e inizia a chiedere in giro. Ok, mi dedicherò a Lunden, ragazzi. Lunden. Lo farò. Mura e ombre. Bene, mi dirai al ritorno. Certo, cara. Ciao. Andiamo a Lunden, signori. Cosa c'è? Vabbè, sì, ok, grazie. Ok, andiamo a Lunden, signori. Ci vediamo qua, signori. Eccoci a Lunden, signori. Praticamente Londra, città stampo romano, si nota tantissimo l'architettura romana. Ok, scendiamo. Allora, facciamo le missioni e poi prima di andarcene faremo anche qui le varie ricchezze, misteri e manufatti. Quindi andiamo qui. La città della guerra, e Eivor Valon cerca gli alleati, ma trova una città in sobbuglio. Che proviamo ad andare qui a vedere che succede, ragazzi. Ok. Vi chiedo pazienza per un altro po'. Sistemeremo tutto in men che non si dica. Avanti così. Eh?
Tieni duro, Mastro Hamme. Presto potrai proseguire. Sei una specie di pastore, vero? Così può sembrare, sì. Hai bisogno di qualcosa? Chi governa la città? Vorrei chiedere udienza, se possibile. Il governatore, Trigger. Un bravo danese, giunto 4 anni fa. Trigger. Passa gran parte del suo tempo alla vecchia villa, occupandosi di 1000 faccende. Stow! Avgos vuole la sua parte del raccolto estivo. Pezzente. Ah? E cosa aspetti? Stavamo parlando. Sentite, i contadini di Merch hanno già versato il tributo. Se Avgos desidera altro, dovrà farne richiesta. Farne richiesta? Beh, tu intanto puoi dire a quel vecchio mercante che la sua mela è qui. Vieni a morderla. Quella è di Mastro Hamme, amico. Dai, mordila. Che schifo. Mordila, ho detto. Possiamo ucciderli? Eivor. Questa agitazione è tipica di London. No, è stata una giornata tranquilla, non capisco. Oh, adesso veramente devo proprio arrabbiarmi qua, Mono, è uno andato per l'altro. Dai, anche te. No, basta, è finita, ragazzi. Del cielo, combatti come se ti avessero rubato il pane. Anche i tuoi pugni colpiscono duro. Rold, segna i nomi di chi intende pagare la tassa alimentare. Grazie. Dunque, sei qui per vedere il governatore Trigger, vero? Sono qui per parlare con chiunque possa garantire un'alleanza al mio clan. Se sei tu, tanto meglio. Ah, no. È Trigger che cerca. Io sono intendente di contea di London Occidentale. Preservo l'ordine e la giustizia. Intendente di contea è un nome un po' complicato. No, è il mio titolo, chiedo scusa. Mi chiamo Stowe, Stowe di London. Perché tutta la vostra qua, vabbè, ho piacere di conoscerti. Molto lieto, intendente Stowe. London poggia su spalle robuste. A dire il vero non sono l'unico intendente. Siamo in 2 ora, oltre al governatore. Facciamo del nostro meglio. Sono tempi difficili. Portami dal governatore, sto. Credo valga la pena conoscerlo. E va bene. Comando delegato, gregge custodito. Andiamo da Trigger, dunque. Ok. Come devo chiamarti? Castigo dei bruti? Martello danese? Sono Eivor, del clan del Corvo. Abbiamo un insediamento a nord, sul fiume Nin. Beh, sono in debito con te. Sei un degno alleato. Ok. Sì, questa è London. Una città eretta dai giganti. Così dicono. È un luogo antico e violento come me. Ma i suoi misteri mi appassionano parecchio. Sono cresciuto. Ho imparato le scritture degli apostoli a Lundwich, sobborgo sassone oltre le mura occidentali. Non sei un prete, vero? No. No, mi hanno solo cresciuto. Un bastardo spiantato. Ma ho fatto molta strada. Da bastardo spiantato a impavido intendente di London. Beh, è Trigger che ha visto qualcosa. Mi ha certo giudicato per le mie origini. I suoi 2 fiduciari siamo io e un soldato danese, di nome Erke. Erke è un orfano dell'ultima orda vichinga insediata. Aspetta, qualcosa non va. C'è odore di morte. Sono morti. Il sangue è fresco. Erano bravi uomini. Cos'è successo? No, 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 no!
solo 3 frecce per ucciderlo. Le altre 12 erano solo un insulto. Signore, accogli questi uomini e fa risplendere su di loro la tua luce perpetua. Non ci servono stranieri, Stowe. È una questione privata. Non c'è motivo di diffidare. Eivor mi ha difeso in una rissa a Cripplegate. Gentaglia della guarnigione. Devi essere una vera furia per tenere testa a quei maiali. Dobbiamo catturare quegli uomini, Stowe. Tutto questo deve finire. Se avessi ancora la testa, lo chiamereste Trigger, vero? Il governatore. Dio del cielo, è morto. Abbi un po' di rispetto. Andremo d'accordo, io e te. Tu devi essere Erke, il secondo intendente. Erke Boldilson, sono io. Mi stai dicendo che quest'asino mi ha dato del secondo intendente? Primo della città orientale. E uomo a cui affiderei la vita. Stowe non è bravo a giudicare le persone. Erke, lui è Eivor. Doveva incontrare Trigger per stringere un'alleanza con il suo clan. Ti avrebbe accolto con gioia. Aveva fiducia negli altri. Gli è stato fatale. Trovato niente? Sono appena arrivato. Gli assassini hanno lasciato una lettera sul cadavere. Darò un'occhiata. Trigger era sempre circondato da guardie. Come si sono avvicinati? Indaghiamo. Conosceva gli assassini. Abbastanza bene da non sospettare. Gesù benedetto, potrebbe essere chiunque. Era il governatore del... Questa lettera. Volevano che la trovassimo. Da Roma giunse un ordine di eretici che veneravano reliquie di un tempo prima di Cristo. Ci aveva parlato di questa lettera, Erke. Disse che conteneva gravi notizie su Lunden. Avverte di 3 pagani che si sono infiltrati a Lunden. I colpevoli, suppongo. Gesù benedetto, potrebbe essere chiunque. Era il governatore della città. Cielo, cosa c'è? Lettere sconce di una... Anzi, di una... Nello scrittoio di Trigger. Strumenti da cerusico, affilati e precisi, per tagliare facilmente. Li avranno usati per separare la testa di Trigger dal corpo. Non voleva che lo sapessi. Era un suo segreto. Trovato niente. Oltre a sangue sufficiente per affrescare la città. 3 paia di impronte. 2 normali. Ne una enorme. Oltre a sangue sufficiente per affrescare la città. No. Ah, qui sotto, ragazzi. Non invidio la fine di quest'uomo. Aspettate, ha qualcosa in mano. Non è il sigillo di Trigger? No, sembra avere origini romane. L'ha trovato su una lettera. Doveva avere grande importanza per questa guardia. Se l'ha stretto anche nella morte. L'avranno ucciso per questo. Credo di avere un'idea precisa di cosa sia accaduto qui. Trigger è stato colpito da seduto, forse mentre leggeva la lettera. Una delle guardie ha preso il sigillo e ha provato a fuggire. Ma senza fortuna, un secondo assassino l'ha trovato. Lo ha condannato in cappio, stretto dall'uomo più grosso. Un terzo ha strappato gli occhi. E poi la testa di Trigger. È simbolico, forse. La testa del capo, gli occhi delle guardie. I colpevoli sono spavaldi. Questa strage è un messaggio. Sono usciti insieme. 3 serie di impronte che tornano in giardino. La lettera cita 3 eretici, indicati solo da soprannomi. La sanguisuga, la freccia, la bussola. L'autore si firma come un povero soldato di Cristo. Povero soldato? Strano nome. 3 nomi, 3 assassini, come hai detto tu. Per Baldr, può essere chiunque a Lunden. Di chi fidarci? Solo dei presenti, temo. Forse nemmeno, finché non sapremo altro. La freccia è descritta come un combattivo invasore danese. Sono in molti a Lunden. La sanguisuga viene dal Wessex, così come tanti altri a Lunden. E la bussola, un capitano franco. Meno comune, ma non mi sovviene nulla. Cos'è questo simbolo? Devo averlo già visto al Tempio di Mitra. L'ho superato venendo qui. Questo tempio è in piena vista.
Quanto è lontano? È a un tiro di sasso da qui. È ciò che resta di un luogo di preghiera. La nostra città ormai brulica di codardi. Presto saremo noi a cadere, se non fermiamo quest'istigazione all'odio. Te l'ho detto, questa città risponde a sangue e potere. Così andrebbe guidata. Non posso lasciarlo così. Lui... Io devo... Lascia che se ne occupi la Chiesa, Stowe. No. No, devo farlo io. Lo preparerò per il giudizio. Lo capisco. Prendi solo un po' d'aria ogni tanto. Non si respira qui. Andiamo, Furia? Trova l'ingresso del tempio. 150 metri. Hanno assassinato le guardie! Alle armi! Difendete Trick! Abbiamo lasciato indietro. State lontani, è tutto finito. Ok, pensavo veniva con noi. Ok, niente, andiamo noi. Se gli intendenti dovessero ripensarci, dovrò sventrarli e mettere un fantoccio sul trono di Lunden. Ma Stowe sembra un bravo uomo. Mi fiderò di lui. Poi? Oh, vabbè. C'è. Siamo gli strumenti di un'antica divinità di uno spirito. Ah, il templare, il padre della comprensione ci guidi. Ok. Messaggi tra la sanguisuga e la bussola. Cure, eviscerazioni. La sanguisuga è perversa, ma è la bussola a comandare. Qua il tempio. Quello l'abbiamo già guardato, questo l'abbiamo già guardato. Qua ci sono altre cose. La bussola ha potere sugli altri. Ha ordinato alla freccia di reclutare arcieri in un mercato a ovest. Lo visiterò. Ok. E poi qua, signore. Strumenti da chirurgo, di rara fattura, come quelli della villa. E qui c'è una lettera, un pagamento per l'opera di un fabbro. Ok, torniamo da Stowe ed Erke. Per ora ho indizi a sufficienza. Li mostrerò a Erke e Stowe. Prevedo altre carneficine a Lunden. Almeno Sini ne banchetterà. Sto solo dicendo che bussare a qualche porta sarebbe utile.
Trigger non è stato ucciso perché tu possa piantare degli alberi e riparare qualche tetto di Lunden. Non sembra più un banchetto per i corvi. Eivor, spero che tu abbia trovato qualcosa. Alcune pergamene. Messaggi tra i membri di una società segreta. L'Ordine degli Antichi, a quanto pare. Ordine degli Antichi? Non credo di saperne nulla. Qual è il loro scopo? Spiegarlo richiederebbe tempo. Ma sappiate che sono qui per ucciderli. A Lunden pare comandi la bussola. La freccia e la sanguisuga lo assistono. Nomignoli e ordini segreti, che fesserie. Da dove cominciamo? Allora, la bussola è il capo. La bussola è un mistero. È citato spesso, ma non ho altri indizi. Hai detto che è un capitano franco, vero? Per trovarlo dovremmo sorvegliare le navi che viaggiano sul Tamigi. I capitani sono girovaghi. Forse se ne sta zitto lontano da qui. Può darsi, ma urlerebbe se gli mozzassimo le mani. Oh, sei uno stratega diabolico. Uccidiamo la freccia e la sanguisuga, poi attendiamo. Sarà la bussola a trovarci. No, la freccia è un danese. La freccia è un danese che conosce la battaglia. Il nome suggerisce che sia un arciere. Scommetto che è lui a seminare discordia tra i danesi rifugiati a Lunden. Al posto suo mi confonderei tra i miei ranghi, circondato da altri soldati. La freccia ha l'ordine dalla bussola di reclutare soldati in un mercato a ovest. Credo di sapere dove. La sanguisuga ha bisogno di carne. Ha fatto richiesta di schiavi, ma non so perché. Abbiamo trovato parecchi corpi al molo di recente. Ma non solo di schiavi. Alcuni dispersi sono stati ritrovati, in luoghi diversi, fatti a pezzi. Buon Dio, Erke! Andiamo. Non perdiamo altro tempo. Troveremo la freccia e la sanguisuga. Ucciderli costringerà la bussola a tornare. Stow, ci vediamo al mercato occidentale. Contaci. E io andrò al molo. Altri corpi aspettano di essere ripescati. Forse è opera della sanguisuga. Che Dio sia con noi. Andate in suo nome e con la sua protezione. Ok. Missioni multiple accettate, ragazzi. Mura e ombre, missione completata. Benissimo, signori, siamo arrivati a Lunden, abbiamo scoperto anche qui una trama affascinante, affascinantissima. Non vedo l'ora di esplorarla insieme a voi, però per adesso è tutto. Io vi chiedo un bel mi piace e di iscrivervi per non perdere i prossimi episodi. Intanto vi ringrazio, vi saluto, ragazzi, e alla prossima. Ciao, ciao!